Il Teatro Rendano di Cosenza è stata la location prescelta per la cerimonia di premiazione dei vincitori della 12ª edizione del Premio per la Cultura Mediterranea Fondazione Carical. I valori fondamentali di dialogo, accoglienza e pace che hanno animato il premio fin dalla sua istituzione sono stati declinati attraverso il tema portante dell'edizione 2018, ovvero identità mediterranee. Le identità fanno riferimento evidentemente soprattutto a ciò che è stato, alla storia che il Mediterraneo ha avuto, il ruolo che ha svolto anche per quanto riguarda, come dire, la creazione della civiltà e della cultura che ha dato a tutta l'Europa. La filosofia è nata in Grecia, la matematica, la scienza è nata in altre parti, ma sempre del Mediterraneo. Pensi un po' al mondo arabo, quanto ha dato all'intera Europa. Questa è l'identità così come si è maturata nei secoli. Bisogna riscoprirla questa identità, che rischia di essere cancellata oggi dai conflitti, dai contrasti, eccetera. E quindi nel tema di quest'anno abbiamo anche inserito un sottotitolo, le contaminazioni, ecco, i punti di contatto che ci sono, tra cose apparentemente diverse ed opposte, ma ci sono punti di contatto e sono le contaminazioni, per cui non c'è mai un nero ed un bianco, ma c'è anche un grigio che nasce dall'incontro di questi due colori base. L'ambito riconoscimento è stato conferito per la sezione traduzione a Mario Casari, per la sezione narrativa giovani ad Enrico Galiano, per la sezione premio speciale della Fondazione Carical all'astrofisico calabrese Salvatore Vitale, per la sezione cultura dell'informazione a Paolo Rumiz, per la sezione scienze dell'uomo a Sergio Luzzatto, per la sezione narrativa a Fernando Aramburu. Non è stato conferito il premio Società Civile, destinato alla sociologa turca Niloufer Gelé, assente per seri problemi di salute. Nel corso della serata, accoglienza, condivisione e dialogo sono stati i temi portanti che inevitabilmente hanno stimolato una riflessione su quanto è accaduto a Riace. Io voglio devolvere metà di questo premio alla città di Riace, non per contestare l'operato di un giudice, assolutamente no, perché io credo nella giustizia, ma perché ritengo che nel generale abbandono della montagna italiana il modello Riace sia uno dei pochi che possono funzionare. Al termine della serata arriva anche l'annuncio a sorpresa da parte del presidente Mario Bozzo della sua volontà di lasciare presto la presidenza della fondazione. Concludo dicendo arrivederci alla 13ª edizione. Ci sarò ancora io, con una novità però. Mi occuperò soltanto del premio e delle attività al premio collegate, ma io tra pochi giorni, verso la fine del mese, lascio la presidenza della Fondazione Carica dopo tanti anni, perché è giunto, dico anch'io, al termine, finalmente, no? Un impegno al quale ho dedicato tanta parte del mio entusiasmo, della mia passione e forse anche un pizzico di competenza. Mi lascio soddisfatto del lavoro fatto. La Fondazione ha una sua dignità che ha conquistato sul campo e forse un piccolo merito. Se una istituzione è accreditata e ben voluta, forse ce l'ha anche il sottoscritto.